Buonasera a tutti, siamo ancora qui riuniti per una delle ultime, penso, sessioni di questi nostri bellissimi incontri sulla meditazione. Questa volta abbiamo Bianca Folino, che ci illustrerà una meditazione probabilmente che ha un titolo, vero Bianca? E buonasera a tutti, questa sera mediteremo sulla compassione. Questa è una meditazione buddista, tra l'altro una proposta del Dalai Lama che risale al 1990, quindi 30 anni fa. È una meditazione che però in realtà viene ripresa da molti e viene coltivata per coltivare la compassione, quindi per coltivare anche, se vogliamo, l'empatia. Prima di fare questo tipo di meditazione, nella quale io vi guiderò, sarà sempre una decina di minuti, quindi non mai una cosa lunghissima, volevo leggervi questo brano che si intitola Affrontare la sofferenza. All'epoca del Buddha, a una donna di nome Kisa Gotami morì l'unico figlio. Incapace di accettare la perdita, Kisa Gotami consultò innumerevoli persone per trovare una medicina che riportasse in vita il ragazzo. Si diceva che il Buddha possedesse il miracoloso rimedio. La donna allora andò da lui, gli rese omaggio e domandò: «Hai un medicamento che riporti in vita mio figlio?» «Ne conosco uno», rispose il Buddha, «ma per prepararlo devo avere determinati ingredienti». Sollevata, Kisa Gotami chiese: «Di quale ingrediente hai bisogno?» «Portami un pugno di semi di sesame, di senape», disse lui. La donna promise di procurarglieli, ma prima che se ne andasse, il Buddha aggiunse: «Bisogna che i semi di senape siano prelevati da una famiglia in cui non siano morti né figli, né coniugi, né genitori, né servitori». Lei annuì e andò di casa in casa alla ricerca di quanto richiesto. Dappertutto la gente si mostrò disposta a darle i semi, ma quando Kisa Gotami si informò sugli eventuali lutti, non trovò alcuna casa a cui la morte non avesse fatto visita. In una era deceduta una figlia, in un'altra un domestico, in altre ancora il marito o un genitore. La donna non rinvenne una sola famiglia risparmiata dalla sofferenza della morte. Vedendo che non era sola nel suo dolore, depose il corpo esamine del figlio e tornò dal Buddha, il quale disse con grande compassione: «Credevi di essere l'unica ad avere perso un figlio, ma la legge della morte è che in nessuna creatura vivente vi è permanenza». Io vi lascio con questo seme e mi auguro che germogli in voi, nel senso che vi offra proprio un po' di riflessione per pensare non tanto alla morte, all'impermanenza, ma in generale al dolore. E a quanto alla fine tutte queste esperienze, la gioia anche, la gioia come il dolore, sono quelle che ci uniscono, sono quelle che ci rendono maggiormente simili e quindi in un certo senso anche fratelli. In particolare la morte. La morte ci rende fratelli perché è un destino comune che tutti noi vivremo. Quindi già questo dovrebbe in un certo senso, come dire, accorciare le distanze da una parte ed eliminare tutte le barriere che noi solitamente costruiamo tra di noi, le differenze, no? Le barriere sono le differenze che noi notiamo. Le differenze non esistono proprio perché alla fine tutti noi abbiamo questo destino comune. Su questo dovremmo riflettere. Adesso vi invito, come sempre, a prendere posizione, a sedervi comodamente sulla sedia, con i piedi ben poggiati per terra, le spalle rilassate, la testa dritta, il collo dritto. Se sentite che non avete il collo dritto, cercate di avvicinare il mento al vostro sterno in maniera da raddrizzare la curva della cervicale, la curva fisiologica che c'è dietro. Chiudete gli occhi, ascoltate il vostro respiro, iniziate ad agganciarvi al vostro respiro, ascoltate l'aria fresca che entra dalle vostre narici, l'aria tiepida che ne esce. Sentite la vostra presenza, siete seduti, siete in una stanza, ci sono dei rumori che comunque vi circondano, dei rumori familiari anche. Voi siete comodamente seduti e state ascoltando il vostro respiro. Adesso, nel buio più totale della vostra mente, emerge una figura. Può essere un uomo, può essere una donna, un bambino, una bambina.
un giovane, una giovane, un animale, e sta soffrendo. Voi la guardate e la guardate proprio nei particolari. Questa persona o animale sta soffrendo. Voi vi avvicinate e prendete contatto con la sua sofferenza. Potrebbe essere una sofferenza di tipo fisico, una sofferenza di tipo emotivo, una sofferenza mentale, non ha importanza. Voi vi avvicinate, respirate e respirate il suo dolore. Vi rendete conto di quanto stia soffrendo. Soffre fisicamente, soffre mentalmente, però non è sopra le righe, non si lamenta, non urla, soffre però, soffre tantissimo. Ha diverse ferite, delle ferite che si vedono, delle cicatrici che si vedono e alcune che invece non si vedono. Voi vi avvicinate, prendete contatto con questa persona, con questo animale, con questo bambino. Anche voi stessi, potreste anche immaginare voi stessi. Avvicinatevi, non abbiate paura a toccare il dolore di questa persona o di questo animale. Entrate in contatto con quel sentire, con quel dolore. Riconoscete che questa persona, alla fine, è come voi, soffre esattamente come soffrite voi. Sente il dolore come lo sentite voi. Le sue cicatrici sono dure al tatto, sia quelle che si vedono sia quelle che non si vedono, come lo sono le vostre. Questa persona, questo bambino, questo animale, siete voi. E voi adesso soffrite con lui, con lei o con l'animale, magari un animale che soffre perché ha una malattia, è un amico, siete voi stessi. Che soffrite per la perdita di un lavoro, per un lutto, per una malattia, perché no? Evitate questo dolore e fatevi abitare da esso, senza paura, prendete contatto. Senza dimenticare però che voi avete quest'ancora di salvezza che è il vostro respiro. Quindi continuate a respirare intanto che prendete contatto con questo dolore e lo fate vostro. È il vostro dolore ed è la persona che è di fronte a voi. E questa persona, come voi stessi, ha diritto invece ad essere felice. Quindi adesso immaginate la stessa persona, lo stesso bambino, la stessa bambina, lo stesso animale, in una situazione di felicità totale. Entrate in contatto con la sua gioia, con la sua felicità, il dolore è passato, la malattia è scomparsa, il problema ha trovato una soluzione. E questa persona adesso è felice. E voi siete felici insieme a lui, insieme a lei, insieme a questo animale. A chi avete scelto? Questa sera per questa meditazione. Riportate alla mente qualche attimo prima, quando c'era invece solo dolore, sofferenza, era sofferenza fisica, sofferenza mentale. E adesso invece c'è questa gioia, questo rilassamento, i muscoli si rilassano, anche i muscoli del vostro corpo. Attraverso il vostro respiro rilassate le vostre spalle, il vostro collo, iniziate a sorridere perché state sorridendo con la persona che è di fronte a voi. Lei prova della gioia perché il problema è sparito, il dolore è sparito e questa gioia di essere vivi è contagiosa, quindi ve la sentite come se fosse vostra. La provate anche voi. È un vostro diritto la felicità. È un diritto dell'uomo, della donna che è di fronte a voi, ma è anche un vostro diritto. È un diritto di nascita essere felici.
toccate con mano la gioia di questa persona, di questo animale, di questo bambino. Fatelo vostro, respiratelo e abitatelo. Perché questa comunione che avete creato è quello che vi ha reso fratello, sorella di questa persona, di questa donna, di questo uomo, di questo bambino, di questa bambina, oppure anche dell'animale che avete scelto. Siete in comunione con la persona che avete scelto questa sera. E siete in comunione anche con voi stessi. Avete toccato il vostro dolore e avete toccato la vostra gioia. Avete abitato il vostro dolore e abitato la vostra gioia. E adesso questa gioia attraverso il vostro respiro, inspirate gioia ed espirate la stessa gioia. Portatela nel mondo questa gioia. Sorridete. Continuate a sorridere, sorridete con la bocca, con gli occhi e con il cuore. E la vostra gioia portatela nel mondo, insieme al vostro respiro. Questa gioia che state provando in questi momenti, in questi attimi, ogni volta che espirate, è un po' come se voi voleste regalarla al mondo. Inspirate gioia ed espirate gioia. Siete felici perché il problema è finito, il dolore è finito. E la comunione che avete provato vi ha fatto capire che cosa vuol dire essere empatici, vi ha fatto capire che cosa vuol dire essere fratelli e vi ha fatto capire anche che cosa sia la compassione verso tutti gli esseri. Anche le piante, se volete, perché anche le piante sono degli esseri. Adesso riprendete piano piano contatto con il vostro corpo, col fatto che siete seduti su una sedia, avete i piedi poggiati per terra, le mani poggiate sulle cosce, respirate, inspirate, aria fresca ed espirate, aria tiepida. L'aria entra dalle vostre narici, esce dalle vostre narici. Lentamente, cercate di respirare sempre più lentamente, sempre più profondamente. Adesso fate tre grandi respiri e all'ultima inspirazione espirate con la bocca e aprite gli occhi. Bentornati. Questa pratica la potete fare quando volete e serve proprio a coltivare la compassione. La compassione è tutta qua. Come vi siete trovati? Ci siamo conosciuti su internet. Vi avevo avvertito, eh? Scusa, pensavo fosse una domanda seria. Era una domanda seria. Come vi siete trovati con questo tipo di meditazione? Cioè, vi siete riusciti a trovarvi? Scusa, avevo frainteso. Avete trovato difficoltà? Posso? Vai, vai. Vado. Allora, pensavo però, non ero proprio assorbita nella meditazione, pensavo che, almeno a me, non so se è una cosa condivisibile, è più facile immaginare di
cum pateo, no? Quel poco latino che mi ricordo dal liceo, di sentire insieme il dolore invece della gioia. Cioè, la gioia non sapevo bene che sensazione assorbire, no? Mentre il dolore è una cosa che insomma, che mi veniva più facile condividere. E l'altra è una cosa su cui non... tutte le volte che facciamo meditazione, compresa questa, c'è un momento di serenità, no? Di rasserenamento, che chiede anche un atto di fiducia, di prospettiva positiva, no? E se mi fermo a pensarci, non riesco a distanziarmi da quanto rifiutato da ragazzina, che continuo tuttora, no? A sentire come un'esigenza di ribellione, dal fidati perché c'è un Dio superiore che decide per te in modo imperscrutabile, ma decide per il bene. E siccome l'ho rifiutata con rabbia questa figura, no? Rasserenante, ora, anche se spostata su un'altra dimensione, sento che dentro di me c'è sempre qualcosa come se dicessi sto addolcendomi la pillola perché intanto non posso fare altro che accettare quello che è, no? Se la mia accettazione diventa un'accoglienza, mi è più dolce l'accettare, ma non cambio nulla se non la mia prospettiva. E continuo comunque, sì, lo so, mi guardi con è vero. Quando cambi la tua prospettiva, cambi il mondo. Lo so, però c'è sempre questa sensazione di dire me la sto raccontando, non so come dirti, non me la sto raccontando per farmela andare bene. Sai perché te lo dici? Allora, due sono le cose che hai tirato fuori stasera. La prima è il dolore, questo perché è quello che provi tu, cioè nella tua vita provi più dolore che gioia, quindi ti è difficile immedesimarti nella gioia che dovrebbe essere più semplice, non so, questo è probabile, no? E meno doloroso, mentre invece ti è più facile immedesimarti nel dolore perché evidentemente al momento questa è la provisione. E questo è uno. Due, quando tu cambi la tua prospettiva hai veramente cambiato il mondo, ma non per niente, perché qui non è questione di affidarsi a un Dio, all'universo. Non ti affidi, attenzione, non è un affidarsi, è una cosa un po' diversa, è un iniziare a cambiare prospettiva e per virare verso la gioia, perché la gioia, ma anche il dolore lo è, la gioia, il dolore, la rabbia, qualsiasi emozione sono contagiose. Se voi siete arrabbiati, tornate a casa arrabbiati, tutti quelli intorno a voi subiranno questa rabbia e si arrabbieranno. Se voi tornate col sorriso, facci caso, vai in giro per la strada. Adesso c'è la mascherina, le dicevo io l'altro giorno, è un po' mi pare, magari non è vero. Allora, adesso la mascherina è difficile, ma quando non avevamo la mascherina, se tu andavi in giro, se tu sorridi, sì, arriva, è costretto a sorriderti. Magari ti guarda così come per dire, ma questa che vuole, però intanto si sorride perché è contagioso. Quindi esiste questo legame. Allora, il problema è che tu in questo momento, secondo me, hai delle resistenze. Allora, quella cosa che tu dici mi sembra come quando da ragazzina, no? E allora io l'ho rifiutato allora e lo rifiuto anche adesso. Ecco, però questo è un modo per dire io sto resistendo, resisto a lasciarmi andare, che non vuol dire, attenzione, accettare passivamente, ma vuol dire semplicemente arrendersi alla vita. Che è un po' diverso, è una cosa un po' diversa, non è passività, non è tutto quello che capita lo accetto, non è così che funziona, non è proprio così. In realtà è l'accettare la vita, e la vita delle volte non ha tutte le sovrastrutture mentali che abbiamo noi. Te la potrei dire in un altro modo: tu non sei i tuoi pensieri, I tuoi pensieri sono parte di te, tu non sei i tuoi pensieri. In realtà noi ci identifichiamo più delle volte con i nostri pensieri e siamo convinti di essere i nostri pensieri, ma i nostri pensieri sono parte di noi. Il mio maestro di Qigong ha detto una cosa bellissima 2 settimane fa, ha detto: noi purtroppo abbiamo imparato da Cartesio, oltre alla dualità, dico io, lui diceva cogito ergo sum, ma non è vero. Il pensiero è una delle mie funzioni, quindi io non penso dunque sono, siccome sono, penso, e ha ragionissimo, perché se tu non fossi, tu non potresti neanche pensare in realtà. Cioè, è proprio una questione di
prospettive, come dicevi tu, è anche vero che se tu cambi la tua prospettiva sulle cose, inizi a vedere le cose in un'altra maniera, cambi il tuo mondo prima di tutto e inizi a star meglio tu, ma soprattutto cambi il mondo che ti circonda. Mm. Quello è l'unico reale potere che abbiamo. Mm. E poi anche perché questi, comunque, quando questi momenti che siamo guidati o di silenzio sono dei momenti in cui comunque noi abbiamo contatto con noi stessi. Sì. Cioè, se io ti dico identificati con un uomo, una donna e tu non vedi niente, per esempio, non riesci ad identificarti, anche questo c'è un segno. Cioè, ti sta parlando di te. Sì. La persona che hai scelto, se hai scelto un bambino, è un po' come... E quindi è un venire a contatto con se stessi, ci sono delle parti di noi che non ci piacciono. Questo è inevitabile. Quando tu chiudi gli occhi in quel buio lì, sei tu, Sei tu. Con te stessa, quindi sai anche quello, ecco che resistiamo perché facciamo fatica a venire quando, no, come si suol dire, quando si è la resa dei conti, no, cominci ad affrontare te stessa, i lati bui e i lati, e d'altra parte se non li affronti non scopri tutti i lati in luce che hai, che sono molti di più. Ognuno di noi ha un'ombra, ma l'ombra conferma che ci siamo, quindi l'ombra conferma la luce. Certo. Così hai due cose su cui pensare, questa e la compassione. Insomma, non dormo neanche stanotte. No, ci penso. Arnaldo, perché alzi gli occhi al cielo? Pensavo che quando si sente dire spesso che noi possiamo creare la realtà che ci circonda. Non si intende crearla fisicamente, cambiare gli eventi, cambiare le persone, cambiare le cose. No, la realtà è quella che ci circonda. Quello che si intende è cambiare il modo di affrontare la realtà. Ovvero sia usare quella consapevolezza di esattamente quello che tuo maestro ha detto. Vuol dire io ci sono e quindi affronto la realtà anche non essendo vittima della stessa, ma pensando anche a un modo di a un atteggiamento che potrebbe, no, non è passivo ma è attivo. Quindi è chiaro che siamo costretti ad accettare, specialmente in questo periodo, delle cose in maniera apparentemente passiva, no? Ci impongono delle restrizioni, ci impongono un modo di vivere che in questo momento ci va stretto in tutti i sensi. Anche in questo caso dobbiamo cercare di affrontare queste cose in maniera attiva, quindi pensare a cosa si può fare, riuscire comunque a sopportare questo modo di essere. Adesso ogni tanto dico stupidaggine, ogni tanto dico qualcosa di meno stupido, ci provo quantomeno, ed è un percorso che non sempre viene facile, no? Perché siamo abituati comunque a un tenore di vita, specialmente in certi particolari momenti, no? Di fretta, se devi fare delle cose, devi alzarti la mattina, devi andare a lavorare, devi prendere il treno, devi tornare, poi guardi la persona che c'è davanti a te, che c'ha il telefonino, tu magari hai il telefonino. Invece, anche in tutti i momenti, questo l'abbiamo detto più volte, se non sbaglio, in tutti i momenti fermarsi, vivere il momento stesso, vivere quello che abbiamo intorno. L'empatia è anche questa, l'empatia non è semplice, non è solo entrare in empatia con quella persona che sta vivendo un'emozione in quel momento lì per condividerla, magari aiutarla. L'empatia vera è anche quella di entrare in sintonia o in risonanza, anche a livello energetico e di frequenza, con le cose che ci sono intorno. E quando tu fai questo, significa una cosa sola, vivi. E mi viene in mente a questo riguardo una massima che non mi ricordo più di chi, che diceva non è praticamente, se non mi ricordo nemmeno le parole giuste, ma il concetto è questo: non è tanto la morte che ci preoccupa, no? Ma le cose che ci fanno morire durante la vita. Certo, sì. Ecco, è tutto legato a una cosa di questo tipo. Pensavo a questo. Sì, giusto, giusto. Anche allora, a parte noi siamo dei privilegiati, ragazzi, perché
La maggior parte di noi qua scrive, quindi possiamo usare questo, per esempio, tempo sospeso in due modi. Ci sediamo sulla poltrona e cominciamo a incazzarci perché ci limitano questo, ci limitano quello, oppure possiamo impiegare questo tempo per dire scrivo, per esempio, oppure 100.000 altre cose in realtà, però possiamo usarlo in maniera creativa. Possiamo ogni cosa, ogni crisi, voi la sapete la cosa dell'ideogramma, no? Cinese, nome crisi, l'ideogramma che indica la crisi, può essere letto in due modi, come crisi o come opportunità. Perché è vero, ogni crisi, quindi anche questa, può essere vista come la limitazione oppure come un'opportunità. Imparo delle cose, sono costretta a casa, abbiamo detto, per esempio, noi con questa tecnologia, no? Siamo riusciti comunque anche l'anno scorso a fare delle belle cose, a trovarci, ci siamo anche conosciuti, quindi è stato positivo, no? L'ha scritto Stefania l'altro giorno, io sono d'accordissimo, io lo dico fin dall'anno scorso, per me è stato un anno molto ricco, sia il 2020 e credo che lo sarà anche il 2021, no? Nonostante questo, e io stessa voglio dire, ho perso un amico per il Covid, quindi nel senso, i lutti, le cose ci sono state, però è stato per me, io non posso dire che me lo ricordo come un brutto anno, è stato un bellissimo anno, ma la differenza è quello che dicevamo prima con Raffaella, è la prospettiva dalla quale uno guarda le cose. Se uno la guarda come un'opportunità per dire ok, è un periodo così, sarà così, sarà così anche l'anno prossimo, allora sfrutto questo tempo per imparare cose, scrivere, leggere, fare, oppure mi siedo sul divano e mi incavolo e sto lì e mi macero dalla rabbia. Noi questa libertà ce l'abbiamo ancora, ecco, è qui che dovremmo, no? Io un pochino ti dico la verità, Arnaldo, io un pochino mi vengono i brividi quando sento la gente parlare di guerra, perché forse noi non sappiamo che cosa vuol dire la guerra, ma io ho i racconti ancora nelle orecchie dei miei nonni e di mia nonna che sotto le bombe andava a cercare le patate da mettere in tavola, o dei miei genitori che erano piccoli e mia madre in particolare mangiava un cinque cucchiaino di marmellata. Scusate, ma noi non siamo in guerra. E quando diciamo una cosa così, diciamo una bestemmia e non ci rendiamo conto di dire una bestemmia. Ecco, hai ragione. Brava. La guerra che noi abbiamo fatto venire i brividi. La guerra mi ha fatto venire i brividi. Capisci? Io sto sentendo ultimamente negli ultimi giorni spesso dire guerra, anche in televisione, dai giornalisti. Ecco, secondo me il lavoro peggiore è stato fatto proprio dai giornalisti in questi anni. Assolutamente. Perché hanno creato confusione, panico, di tutto e di più, a seconda di come la pensavano loro, no? Perché io ho notato che, per esempio, erano tutti pro vaccino perché secondo me erano spaventati dal virus e credevano, adesso con la storia di AstraZeneca, no, non vaccinare, cioè, quindi i giornalisti sono quelli pessimi. Però veramente, almeno noi cerchiamo di essere attenti quando usiamo i termini, anche perché, ripeto, noi in particolare qui, siamo tutte persone che scrivono, abbiamo una marcia in più rispetto agli altri. Però c'è da dire una cosa, Bianca, non è che possiamo paragonare questo periodo che stiamo vivendo al periodo delle guerre classiche che hanno vissuto i nostri nonni, assolutamente no, perché essere sotto i bombardamenti, non avere di che mangiare, tritare la scopa di saggina per fare il pane, no, per dire una cosa, sono cose che noi non abbiamo vissuto. Però questa, a mio avviso, è una sorta di guerra non convenzionale, perché adesso le guerre vere a livello nell'Occidente in questo tipo non si fanno più, si fanno ancora nei paesi dove non se ne parla. Attualmente ci sono ancora al paese non so quante decine e decine di guerre convenzionali. 700. Quante? 700 conflitti. Esatto, e ne sentiamo parlare neanche, no? Perché non ci sono interessi dietro, no? E quelli, grazie al cielo, noi invece viviamo da questa parte del mondo. Quindi siamo quelli fortunati. Però siccome appunto viviamo da questa parte del mondo, adesso non per fare teorie complottistiche, ma secondo me c'è la possibilità che abbiano inventato questa sorta di situazione che è una sorta di guerra comunque. Sì. È una guerra non convenzionale, è una guerra che ci sta veramente massacrando psicologicamente, fisicamente, economicamente e anche
clinicamente per chi purtroppo viene colpito. Quindi non è che ci siamo, capito, sono cambiati gli strumenti, io ma siamo capito, sempre lì. Sì, è vero, però siamo un po' viziatelli, perché se usiamo questi termini vuol dire che siamo un po' abituati male. Ecco, questo è quello che dico io. Perché bisogna anche lì usare la consapevolezza di usarli in maniera corretta. Ecco, allora, sicuramente. Guarda, io te l'avevo detto anche l'anno scorso, a me è rimasto impresso Indira Gandhi quando ha detto, rispetto alla pandemia, tra l'altro in India, ha detto io mi ritengo fortunata perché comunque ho un tetto sulla testa e posso passare questo periodo con la mia famiglia. Secondo me questa signora di una certa età ci ha dato una grande lezione, perché veramente noi dovremmo imparare un pochino a moderare i termini, perché altrimenti, Arnaldo, fai il gioco di quelli che vorrebbero ingabbiarti e non te ne rendi conto. Esatto, quello intendevo. Dire siamo sotto la guerra e fermarsi lì è sbagliato. Capire che non lo siamo, anche lì però ci vuole comunque l'atteggiamento corretto. Non puoi nemmeno rinunciare completamente all'idea di non essere sotto una specie di conflitto. Però non è il conflitto classico, no? È un conflitto più psicologico, quindi va allora, affrontato nella maniera corretta. Però io non senza farci... Io non mi ci sento così, capito? Ma ok, però ci sono condizioni e condizioni. Tu non ti senti così, ma io parlo con decine e decine di persone a livello di commercio, di commercianti, di lavoratori, di albergatori, di ristoratori. Prova a parlare con loro, se non ti senti certo, così. Allora, le persone si sentono così, però... Attenzione, Arnaldo, perché noi abbiamo anche il vizio di buttare sempre all'esterno qualsiasi cosa succede. La crisi economica era presente già prima di questo virus. Questo virus l'ha aggravata perché le chiusure, però, parliamoci chiaro, i negozi, le cose stavano già chiudendo. Io stesso ho chiuso un negozio. Io avevo un negozio anni fa che ho chiuso proprio per la crisi economica. Sono 10 anni che navighiamo, che il mondo si è ribaltato a testa in giù. Però, voglio dire, noi abbiamo anche il vizio di dare sempre la colpa all'esterno, di trovare sempre un nemico. Dobbiamo sempre trovare un nemico. Io questa cosa l'ho già detta, sempre in uno di questi incontri. Attenzione, perché il nemico siamo noi. Quindi anche su questo dobbiamo porre attenzione. È anche vero che durante questo periodo, per esempio, tutta una serie di persone invece hanno cercato di utilizzare questi momenti per apprendere qualcosa, cioè come opportunità, per invece magari dire ok, cerco di apprendere qualcosa, anche per me stesso, non necessariamente un apprendimento di che ne so, di una scienza, proprio una cosa per me stessa, e ce ne sono state diverse di persone che hanno fatto questa scelta. C'è chi ha spento la televisione e ha fatto altro, è questo che voglio dire, perché delle volte siamo Bianca, Bianca, adesso non per... Non per andare contro quello che dici tu, che è giusto, però se effettivamente, no, a prescindere da quelli che ne approfittano della situazione per magari accentuare una crisi già in atto, come tu hai paventato prima, no, però questo qui gli ha dato il colpo di grazia. Comunque se non arrivi a pagare a fine mese e non hai da mangiare, se non hai da mangiare, possiamo parlare di tutto quello che vuoi, ma se non arrivi davvero, se sei davvero in quelle condizioni, difficile dire affrontiamo la situazione con il giusto piglio, con il giusto atteggiamento. Cacchio, non arriva a fine mese, non ce la mangia, punto. Allora, a parte che anche da questo punto di vista, allora, attenzione, da questo punto di vista si sono formate delle, per esempio, delle gran catene solidali di persone, addirittura in un piccolo paese come il mio dove vivo io, che sono terribili, perché è un paese di, penso, di delle persone più cattive, si sono concentrate tutte qua, eppure è un anno intero che tu ridi, però è vero, un anno intero che hanno utilizzato dei saloni che venivano prima usati dalla Caritas per raccogliere i generi alimentari e tutti i giorni mandano attraverso i social, attraverso come possono il messaggio non vi vergognate, perché poi sai che noi al nord ci vergogniamo, moriamo di fame ma non chiediamo perché abbiamo questa sorta di pudore. Tutti i giorni mandano questo messaggio e c'è stata questa catena solidale per cui
questi aiuti sono arrivati a tutti. E questo, vedi Arnaldo, secondo me è positivo. Cioè, questo è una delle cose per cui una crisi viene utilizzata come risorsa. Il problema della vostra allora discussione... dammi l'indirizzo che ti mando almeno 100 persone che hanno bisogno, perché qui non c'è questa cosa. Voi non l'avrete fatta, da noi qui è pieno. Vai a Villa Santa, c'è la San Vincenzo. Da noi è pieno, noi abbiamo Banco Alimentare, San Vincenzo, le collette alimentari, ma adesso si sono moltiplicate. Ma è pieno, io per esempio sono in contatto con non solo Pane, che Patrizia conoscerà sicuramente, visto che è lo stesso paese, e ti assicuro che adesso è chiuso perché non possono dare questo sostentamento che davano prima. Ci sono centinaia di persone che non hanno più neanche dove andare a prendere il vitto, perché hanno chiuso queste possibilità per colpa della situazione. Quindi non so in che modo questi qui da voi riescono ancora a fare. Da noi le hanno chiuse queste cose. No, da noi no, perché una San Vincenzo tu non la puoi chiudere, un Banco Alimentare non puoi chiuderlo, ma stai scherzando, Arnaldo? Da noi le hanno chiuse, cosa ti devo dire? No, da noi no. Da noi no, anzi si sono moltiplicati. Ma molto, ma non possono, non c'è più nessuno che sta in fila, è vietato. Invece stanno in fila, stanno in fila a distanza. A parte che in fila. Sardegna siete bianchi, quindi no, non c'entra niente. Anche quando eravamo arancioni, uguale. Ma guarda che anche a Milano, Arnaldo, ci sono tutte le cose. Da noi c'è questo problema qua. Per quello ti dico, fatemi avere l'indirizzo che ve ne mando. Via, è in centro da noi. Vuol mangiare la scatola quello là. E comunque è vero che si erano riempiti. Io chi vuol mangiare la scatola? Quando si poteva, c'erano fior di persone che si sono aggiunte perché avevano cominciato a perdere il lavoro e non sapevano più come fare quando si poteva. Adesso l'hanno chiuso. Il problema della vostra discussione è che avete ragione tutte e due, perché questa è in effetti una guerra combattuta con armi diverse. La differenza sta nel fatto che quella vecchia ti metteva in condizione di finire. Cioè le persone, tutti, consideravano quella la fine del mondo e pensavano come si potesse poi ricominciare da capo. Questo qui non succede. Qui molte persone sono nelle condizioni che dice Armando, ma la maggior parte di quello che vedo io sono persone incazzate perché non possono andare a bere l'aperitivo. È diverso, è molto diverso. I negozianti che poverini devono chiudere e che rischiano di non aver da mangiare alla fine del mese era la condizione di tutti durante le guerre vecchie, non di alcuni, di tutti. Le pensioni, e parlo di me, non venivano pagate, ad esempio. Certo. Gli stipendi pochi ne venivano pagati. E con quello che guadagnavano di quegli stipendi non si comprava una foglia di insalata. Ma è per questo che ho detto, da questo punto di vista non è paragonabile, l'ho detto all'inizio, no? Assolutamente. Che poi sia una guerra, sono assolutamente d'accordo. Esatto, non è neanche paragonabile con le altri 700 rotti conflitti che ci sono in giro. Ma questo, se voi andate indietro nel tempo, ogni guerra più è antica e più è feroce. Sì, è vero, è vero. Questa... ha maggior ragione, a Magenta dovresti cercare ancora di più di, per esempio, far meditare le persone magentini sulla compassione, perché evidentemente ne avete bisogno, che gli altri intorno a questo, al sottoscritto, ne abbiano bisogno, spesso è vero. Ci sono persone che comunque tentano lo stesso di fare qualcosa, ma sono le istituzioni che chiudono. È la politica che le chiude, non le persone. Quindi abbiamo bisogno, semmai, di ristrutturare o di votare diversamente la prossima volta. Ma da noi queste cose non sono fatte dalle istituzioni. Ma se non hai i permessi che non te li danno, non li puoi fare, ragazzi. I permessi, una San Vincenzo che paga il vitto o la retta scolastica, ovvero sia la mensa scolastica, alle famiglie, scusa, ma non c'è bisogno di nessun permesso. La San Vincenzo, attraverso il Banco Alimentare, poi prende dei pacchi ogni venerdì, sono dei pacchi alimentari. No, ma quelli ci saranno anche qui. Io sto parlando della fattispecie di un'associazione che dava da mangiare fisicamente a più di 100 persone al giorno, che ha dovuto, non può più farlo.
Ho capito, però il pacco alimentare è dar da mangiare alle persone, Ma se sono d'accordo con te. Ha bisogno per un mese sostanzialmente. La San Vincenzo, a Villa Santa, ci sono 14.000 abitanti, ragazzi, e ci sono 1.700 persone che vengono aiutate dalla San Vincenzo. La maggior parte sono tutti italiani e vengono aiutati un po' col pacco alimentare, un pochino, non so, ti pago l'affitto quando tu non ci arrivi. Qua da noi l'hanno fatto delle smesi. Cioè, delle smesi come me hanno fatto questa catena tramite i social e ha detto: guardate, abbiamo sentito che ci sono persone in difficoltà, che hanno perso il lavoro, perché dopo il primo lockdown ci sono state una serie di persone licenziate. Allora, raccogliamo questi pacchi alimentari, hanno chiesto alle smesi cose che non vanno male, biscotti, scatolame, riso, pasta, le solite cose, come un po' quando si fa la colletta alimentare, e hanno fatto questa, usando dei locali che ci sono qua adiacenti alla parrocchia, e lo fanno regolarmente, facendo la fila, come diceva Stefania. Ma lo fanno fin dall'anno scorso, non è finito, cioè, nel senso, anche perché le persone che erano in difficoltà l'anno scorso, non è che adesso hanno trovato miracolosamente il lavoro, Sono aumentate. Anzi, sono aumentate, sono in aumento. Sì. Per cui dico, a bomba, se tu mi dici che a Magenta queste cose non si fanno, allora i magentini hanno bisogno di fare un pochino di meditazione sulla compassione. Perché hanno bisogno di accrescere la compassione. Vieni, passa per le strade col megafono, magari. Arrivo io. Andiamo in piazza, dove mi hai detto che c'era pieno in piazza, andiamo lì a fare una meditazione sulla compassione. Guarda, io oggi sono uscito in piazza, era pieno così di gente, tutti davanti ai bar a bere. Questa è Magenta. Che ci devo fare? Io farei una bella tabula rasa, no, se fosse possibile. Tornando sul discorso di prima, se ci fosse un B-52 che ti sta bombardando lì a prendere l'aperitivo, non ci trovavi nessuno. Ma non potremmo neanche fare la meditazione, Guido. Non potresti neanche fare la meditazione. Non potremmo vederci perché a quest'ora ci sarebbe la sirena, tutti in cantina. Quindi... Ma è così. Quello io dico, che alcune volte... siamo un po', no, esagerati noi, siamo un po' insofferenti. In realtà, siccome c'è un misto di paura, ansia, perché nessuno di noi sa se domani si ammala, la verità è questa, e se c'è una cosa che a noi dà fastidio è non poter controllare la situazione, compresa la situazione della nostra salute, perché siamo maniaci del controllo, in realtà abbiamo un po' di paura e questa paura diventa rabbia. Intorno a me vedo più seccatura che paura, Sì, ma sono seccature, ma in realtà poi c'è gente che un giorno ti dice una cosa, ti ho detto, un giorno voglio fare il vaccino, il giorno dopo non ho paura del vaccino, un quello po' come sì. Fanno i giornalisti. Quelli che prima gridavano che era tutta una messa in scena, oggi vogliono assolutamente il vaccino, consigliano di vaccinarti. Esatto. E sono gli stessi, Cioè, è anche però un modo, in realtà, è una reazione, siamo tutti umani, è un modo di reagire a questa cosa per cercare di mantenere il controllo. Perché allora questa cosa avrebbe dovuto insegnarci che siamo tutti connessi, quindi se io sto bene tu stai bene, la tua salute dipende dalla mia salute e viceversa, prima di tutto. E poi che non posso controllare niente. È quella storia dei cucchiai lunghi, no? Però è anche vero, esatto, però è anche vero, Guido, che noi usciamo di casa, ci mettono sotto, arrivederci, grazie. Cioè, io però volevo chiedere a Irene cosa ne pensa della meditazione che ha fatto stasera. Vai, ecco. No, Irene, non c'è il microfono. Perché a me? A Patrizia, a Stefania. Va bene. Allora io... No, così li facevo smettere quei due. No, rimango dalle mie impressioni senza nessun problema. Cioè. Se devo dare un'idea, io ho uno a sinistra e uno a destra e mi hanno assordata. No, se devo dare una mia idea, hanno ragione entrambi e preferisco non parlarne oggi. E, per quanto riguarda la meditazione, quando... dovevamo condividere il dolore e io non ho potuto vedere una persona. Io ho visto tante persone che mi si avvicinavano, non una sola. Persone che esistono nella realtà e che mi sono vicine.
Per quanto riguarda la gioia, non sono riuscita a vedere persone, io sono riuscita a vedere animali. Ho visto un'aquila, un cavallo e una farfalla. E sono per me il simbolo della libertà, per me personalmente. Sì, potrebbe anche questo, potrebbe essere una tua interpretazione, nel senso che la felicità per te è quella, no? Quindi è più a natura alla fine, a contatto con la natura, gli animali, non è cosa da umani, diciamo. Ecco, però è bella anche questa cosa qua che hai visto tutte le persone che conoscevi, eh? Che conosco. Che conosci appunto, no, bella anche questa cosa qua. Persone che sono morte, una sola persona che è morta, e ti dico anche chi perché è curioso, perché io l'ho conosciuta, avevo un anno e mezzo, è mia nonna materna, e la ricordo perché ricordo che stava male, e ero piccola, un anno e mezzo, quando lei è morta aveva un anno e mezzo, quindi era allora, poco prima che morisse. Ero a casa sua e ricordo che si era alzata, doveva andare in bagno, aveva necessità di essere aiutata, non ha voluto nessuno e ha detto, l'ha detto in sardo, mi capirebbe solo Stefania, quindi lo devo tradurre in italiano. Prima di dire in sardo. Lo dico in sardo. Poi Deo lo dici in italiano. Deo lo sa giur de sa vippia. Certo. Ha detto, voglio l'aiuto della bambina. Non ha fatto avvicinare di nessuno, si è fatta accompagnare in bagno da me, un tappo, lei non era altissima, ha allungato la sua mano verso il basso praticamente, ha appoggiato la sua mano sulla mia testa e siamo andate in bagno così. Poi in bagno le hanno dato una mano, logicamente. Che carina. Però non ha voluto nessun altro. Io di mia nonna ho solo questo ricordo e ce l'ho chiaro in mente perché ricordo ancora la sua vestaglia. In quel momento lo ricordo e non l'ho più vista la vestaglia, io la ricordo, infatti io, poi ho chiesto a mia mamma da grande se nonna avesse una vestaglia così e nonna ce l'aveva. Quindi l'unica persona morta che io ho visto tra le persone è mia nonna, le altre sono delle mie amiche che so che hanno dei problemi, che con le quali chiacchiero, insomma, parlo di queste cose e sì, le ho viste, ho visto diverse persone, mentre ripeto, per quello che riguarda la gioia, io ho visto solo animali, e quei tre animali. Farfalla. Cavallo. Cavallo. E aquila. E aquila. Il cavallo che galoppa libero, l'aquila vola, certo. E la farfalla vola. Stava bene con la testa il cavallo? Secondo me è un po' matto. Vabbè, io ho visto, anche io ho visto molte persone. Mi sono persone tutte che sono ancora viventi. E praticamente tra tutte queste persone, a un certo punto, quando tu hai detto che bisognava pensare alla gioia, ne ho dovuto scegliere una. L'unica che in un certo modo è veramente uscita dalla situazione di dolore e l'ho immaginata proprio, vabbè ve lo dico, nel momento in cui recitava una poesia di fronte alle persone, questo ragazzo che insomma è uscito da una situazione di forte depressione. Gli altri purtroppo sono ancora in situazioni di sofferenza, e, insomma non potevo associarli alla gioia. E comunque per quanto riguarda l'empatia, io vivo sulla pelle le sofferenze degli altri veramente. Come vi siete sentiti? Lo vivo in maniera terribile e anche la gioia. Però ho imparato comunque a viverla senza assorbirla. È stato un percorso abbastanza lungo questo, perciò sento veramente e partecipo ai sentimenti, li sento molto vivi su di me, specie se voglio bene a qualcuno. Però comunque ho imparato non a farmeli scivolare sopra, ma a prenderli senza che mi facciano male, e questo è molto bello.
mi fa vivere bene la vicinanza con la sofferenza. Patrizia? Sì, sentite? Sì. Sì, io anch'io, io ho vissuto l'incidente del mio cane anni fa, quindi ho vissuto la sofferenza, perché mi ricordo che quando anch'io ero piccola l'ho visto proprio che è stato investito, no? E quindi ho vissuto proprio, sono entrata nella sofferenza del mio cane, ho vissuto l'attimo in cui è stato investito, che non è morto subito. Quindi sono entrata in empatia con la sua sofferenza, ma purtroppo non sono riuscita a associarla neanche io alla gioia, perché purtroppo dopo è morto, insomma. Quindi... però ho vissuto la sua sofferenza. Poi certamente un cuore comprensivo è tutto. Quindi comprendere gli altri e comprendere anche se stessi. Poi io sono una persona molto empatica, quindi riesco a entrare molto in empatia con gli altri, anche solo con uno sguardo. Riesco a capire cosa sta provando in quel momento, non lo so. Quindi anche il vero amore necessita di comprensione. E quindi con la comprensione la persona che amiamo sicuramente fiorirà. Insomma, siete tutti sofferenti, però. Fate a pensare alla gioia. No, io sono gioiosa. Però avete fatto fatica a pensare alla gioia. È perché tu hai detto di pensare a persone che soffrono e poi pensarle gioiose. Quello è stato difficile. È arrivato un ragazzo qua e ogni tanto mi spavento. Carlo, poi tocca a te, Guido. No, aspetta, io tolgo e tu metti. Io, sentendo quello che si è detto stasera, penso che il vero nocciolo della questione sia quello di cambiare la prospettiva. Perché mi ricollego un attimo al discorso che ha fatto Patrizia. Cioè, io ho vissuto malissimo la morte anche io del mio cane. No. Per cui è stato veramente disastroso vedere il veterinario che gli faceva la puntura e io che la tenevo ferma. Cioè, è stato devastante. Però anche lì è una questione di prospettiva. Qual era l'altra prospettiva? Quella che comunque stava soffrendo in maniera tremenda. Quindi a quel punto lì, tra virgolette, ero quasi gioioso perché finalmente smetteva di soffrire. Per cui tante volte è proprio un discorso di cambio di prospettiva. Nel momento in cui ogni cosa comunque è vera, in questo vecchio detto che ha i due lati della medaglia, per cui anche tante situazioni di dolore, in realtà, se viste magari da un altro punto di vista, riescono a avvicinarsi alla gioia. Il problema è fare il passaggio, e questo richiede comunque un'altra questione molto importante, che è non tanto la capacità, perché la capacità poi si acquisisce, la disponibilità al cambiamento. Perché se fino a quando non abbiamo la disponibilità al cambiamento, a quel punto lì rimaniamo nel dolore, rimaniamo che pensiamo che ce ne capitano tutti i colori. Poi alla fine è anche vero che la vita comunque bastonate prima o poi te le dà, e le dà a tutti, no? E che fanno anche male queste bastonate. Però d'altra parte, a volte da quella bastonata viene determinato un cambiamento che ti porta a trasformare il male di quella bastonata in un momento di, non dico piacevole, ma comunque di serenità.
Io lo dico perché tutto sommato, adesso sarebbe troppo lungo raccontarlo, però in qualche modo l'ho vissuto direttamente. Io ho uno di quelli che dicevano, no, io non farò mai questo, è troppo lungo l'elenco delle cose che ho fatto in contrasto a quello che dicevo che non avrei mai fatto. Quindi l'unico consiglio che è proprio sul discorso della compassione è quello, cercate in tutti i modi di cambiare la prospettiva. Perché cambiare la prospettiva vuol dire, facendo l'esempio che ho già fatto, lamentarsi perché la mattina, prima ancora di far colazione, con qualunque tempo ci sia, bisogna portare fuori il cane, e poi invece scoprire che anche sotto il diluvio universale uscire prima di far colazione col cane è una gioia tremenda. E questo è proprio un momento di cambiamento della prospettiva. Poi, ripeto, ci vuole il tempo. Guido, io ho fallito, ragazzi, per la prima volta non ci sono riuscito. Ma perché non sei riuscito a vedere niente? No, proprio ci ho rinunciato, perché prima avevo messo sotto il cane. Messo sotto non nel senso, come diceva Patrizia, no, sì, come personaggio, diciamo, e non me la sono sentita, ho cambiato. Poi ho messo sotto un bambino e neanche quello ci sono riuscito, perché l'idea che soffrisse non mi andava giù. Il terzo personaggio non l'ho trovato, ho recuperato una vecchia zia ma l'ho scartata subito. Con il quarto ho fatto un ultimo disperato tentativo, ma era già troppo tardi perché eravate già arrivati alla fase della gioia e quindi ho rinunciato. La prima volta, Beh, capita, capita anche questo. Capita, cioè bisogna continuare a provare, anche lì bisogna continuare a provare, perché non è detto che magari la prossima volta invece non ti venga, potrebbero anche essere in realtà, il bambino potresti essere tu, Guido. Ma a maggior ragione, a maggior ragione. Però, anzi, allora, vedi, io ho fatto un weekend sulle campane tibetane, no? Con questo sound therapist di Londra, che si chiama Hot Dad, e mi ricordo che gli dicevo, Carlo mi ha regalato questa campana, mi piace tanto, ma non suona, non riesco a farla suonare. E mi ricordo che lui, infatti, mi aveva detto, devi insistere, continua a insistere, perché hai un blocco da qualche parte, e vedrai che nel momento in cui la campana inizia a suonare, il tuo blocco si sblocca. E così è stato, cioè il mio blocco fisico era, e adesso infatti la suono, ed è stato così, cioè alcune volte per esempio anche lì dobbiamo imparare ad ascoltarci, cioè può essere anche che tu non sei riuscito a immaginare niente, a centrarti su un personaggio, un cane, e devi insistere, magari c'è un motivo, no? Cioè nel senso, magari per te è, come posso dire, un mettere il dito nella piaga. Forse un po' troppo fresca, ho sbagliato a scegliere il cane. Magari, potevo scegliere una persona, non lo so. Allora, per esempio, c'è un altro modo, adesso ti dico, Carlo mi ha fatto venire in mente, no? Filipponia, che era il nostro cagnolino che avevamo prima, tra l'altro era buonissima, e dolcissima, stava sempre appiccicata a Carlo, e il suo primo cane, per me no, però per lui è stato il suo primo cane. La stessa cosa che alla fine, cioè c'è quello che dice Carlo, cioè nel senso il cambio di prospettiva, lo smettere di soffrire del cane, ma c'è anche un'altra visione, che è quella che io preferisco, il tempo che ha passato con noi, perché comunque è un cane che noi abbiamo preso, che lei aveva 8 anni, l'abbiamo riscattata, e se stiamo viziando tantissimo l'Uther, che l'abbiamo preso che c'aveva già 7 mesi, figuratevi come abbiamo viziato lei, fino all'ultimo, proprio per darle una sorta di riscatto. E vi garantisco che questa frase mi sono ritrovata a dirla anche a un mio ricevente che da molto giovane aveva perso il padre. Allora, quello che conta delle volte è la porzione di vita che ci è data di vivere. Quindi noi ci focalizziamo appunto sul dolore, ma in realtà ci dimentichiamo della gioia che la presenza di quella persona, per quanto se ne sia andata persona, cane, amico, chi è, prematuramente, no, ci ha dato.
E alcune volte vale la pena concentrarsi su quello. Perché anche quello, no, è cambiare prospettiva, è avere uno sguardo diverso sulle cose. Poi io volevo dire una cosa. Aspetta che chiudo. Io volevo dire una cosa proprio di un secondo a Raffaella. Tu parlavi di mancanza di fiducia. Io ti dico, se non c'è la fiducia in qualcosa, in qualcuno, in te stesso, in qualcun altro, non c'è più la vita. Tu pensa, sali in macchina, se non hai la fiducia in te stessa che sei capace di guidare, non fai più niente. Per cui è tutto basato sulla fiducia, bisogna ricostruirla, bisogna riappropriarsi della fiducia. Perché se non c'è la fiducia, non c'è la fede, poi diventa molto complicato tutto il resto. Solo questo è un appunto a guardare qui. Basta. Posso raccontare il canonetto se vuoi? Tipo? No, okay. Raffaella, vai. Hai no. Allora, non volevo rattristare tutti, anzi, tutt'altro. No, Carlo, figurati. Ho visto che avevi qualcosa lì, che ti volevo uscire. No, è che poi diventano... di entrare nei sofismi, no? Però se si intende... cioè, lo capisco, l'atteggiamento. E capisco anche che la mia resistenza è razionale, no? È un eccesso di razionalità, di dire vabbè, se questa cosa non va, quest'altra cosa, ma non solo a me, no? In un quadro di generico, no? Di persone che stanno anche molto peggio di me, cioè quando io paragono la nostra situazione, quello che dicevi tu Bianca, comunque abbiamo degli interessi, se no non saremmo qui stasera, no? Ad esempio è un interesse, scrivi o ti interessa gli altri, fai volontariato, cioè la tua vita è un calice pieno, no, di tante cose, è inutile vederlo come vuoto. Sono le mancanze a volte che pesano, ecco, e quando dicevo la differenza di prospettiva è quello, il bicchiere mezzo vuoto e il bicchiere mezzo pieno, no? A volte prevale lo sguardo su quello che manca invece che su quello che ti è dato avere, no? Che è tanto, che è riconoscibile come tanto. E la fiducia è anche questa ambivalente, no? Cioè quanta ne hai data e quanta sei ancora disposta a darne, e non c'è nulla di così tragico, ecco, in quello che sto illustrando, no? Se non la fatica, soprattutto in questo periodo, di ricercare sul fondo del secchio tutti i giorni quell'energia, no, positiva, energia positiva per dire domani, come diceva Rossella O'Hara, domani sarà un altro giorno, no? Prova a incominciare la giornata con un grazie. Ci provo tutti i giorni e lo faccio. Bisogna. Però grazie. Mi sento anche un po' che mi prendo per il culo. Ma vuole il tempo, cioè tutte le cose, i cambiamenti richiedono tempo. Sì. E dire grazie, all'inizio ti sentirai di prenderti in giro te stessa, però poi alla fine vedrai che un motivo per essere grata ce l'hai. Io sì, sono certo, convinto. Certo. Non sono io che te lo devo dire, però. No, ma ne sono convinto. Fatti una lista delle cose, guarda, è facilissimo, puoi essere grata anche semplicemente perché c'è una bella giornata, eh? Non necessariamente dobbiamo essere grati per delle cose, certo, materiali, no? Ma semplicemente perché c'è una bella giornata, è sbocciato un fiore, no? Per esempio, non lo so, cioè una cosa qualsiasi, mi sono svegliata e sono viva, prima di tutto, questa è la cosa più importante. È la prima che dobbiamo pensare, sì, no? Però tu fai una lista, prova anche tre cose, cerca tre cose di cui essere grata e prova la mattina a svegliarti grata, cioè dicendo proprio grazie perché sono viva. Ma non stai ringraziando, attenzione, non stai ringraziando un ente supremo, non stai ringraziando, stai ringraziando la vita alla fine, perché è la vita
E come diceva Arnaldo prima, il nostro peggior terrore è quello di essere morti da vivi. Allora, intanto che siamo vivi, comportiamoci da vivi, continuiamo a vivere. Perché fa la differenza. Allora, però, delle volte, purtroppo, noi non ci accorgiamo di quanto siamo fortunati. Pensa, se tu non avessi una casa, no, saresti fuori, certo, a freddo. Quindi già questo è una fortuna, no? Per esempio, rispetto ad altre persone. E quindi già questo è uno dei motivi per cui ringraziare, per esempio. Sicuramente. Se noi, guardate, se noi quando puliamo la verdura, quando la prepariamo, quando ci prepariamo il pasto, quando lo mangiamo, anziché mangiare come facciamo con l'imbuto, ci fermassimo un attimo e ringraziassimo, perché quello che mangiamo, che abbiamo messo sulla tavola, è stato coltivato da qualcun altro. Quindi abbiamo tanto da ringraziare. Abbiamo da ringraziare, per esempio, per un semplice frutto, dobbiamo ringraziare il contadino che l'ha coltivato, il sole che ce l'ha fatto crescere, e poi chi l'ha tagliato, chi l'ha portato sulle nostre tavole. Abbiamo da ringraziare il frutto per l'energia che ci dà e tutta la catena che ha fatto sì che quel frutto arrivasse sulla nostra tavola. Lo stesso vale per tutte le altre cose che mangiamo. Se noi già facessimo questo, scopriremmo un altro mondo. E il cibo avrebbe su di noi un effetto completamente diverso. È paradossale che ci accorgiamo di queste cose, siamo più disposti a ringraziare quando non ne abbiamo. Esatto. Perché allora, quando siamo nei momenti, come diceva Arnaldo prima, che stai mangiando una scopa, esatto, ti regalano una mela e ti sembra... Esatto. Allora, adesso ti dico, ti racconto un aneddoto che riguarda una comunità di tossicodipendenti. Io ricordo perfettamente di uno di questi ragazzi, perché era una realtà che era molto cara a mio padre. Mio padre faceva, si occupava anche di queste cose, quindi anch'io da ragazzina sono cresciuta un pochino in questo ambiente, addirittura un capodanno. Io ho voluto passare in questa comunità il capodanno, 3 giorni, stando a contatto con i ragazzi, lavorando con loro, eccetera. Ero ragazzina, avevo 14 anni. Questo ragazzo uscito dalla comunità riprende a farsi, stiamo parlando di comunità vecchio stampo, quindi stiamo parlando di eroina, riprende a farsi e a un certo punto fatto si addormenta con la sigaretta accesa, si brucia il materasso e sostanzialmente si brucia le gambe e gli devono tagliare le gambe sopra il ginocchio. Beh, sapete che questa vicenda ha fatto sì che lui tornasse a vivere. Cioè, ti rendi conto il paradosso? Allora, io già da lì, per esempio, mi ponevo questa domanda, mi dicevo perché abbiamo bisogno di avere questi traumi per poter invece accorgerci di quanto siamo fortunati e di avere la vita. Cioè, questo ragazzo, una volta che gli hanno tagliato le gambe, ragazzo aveva 35 anni, ragazzo si fa perdere, però ragazzo, quando si è ritrovato su una carrozzina, ha paradossalmente ricominciato a vivere, ha smesso di farsi immediatamente, ha recuperato tutti quei valori che gli avevano trasmesso in comunità e ha condotto una vita normale. Però tu dimmi se è giusto arrivare a dover mangiarsi una scopa di saggina per poter apprezzare la mela. Siamo intelligenti o no? Siamo esseri senzienti, allora usiamola questa intelligenza. Nel caso della scopa non era una cosa causata da te. No, certo, certo. Quello è un caso diverso, certo. Probabilmente lui si è reso conto di essersi rovinato con le sue mani e ha cambiato. I bombardamenti non è che te li fai da solo. No, esatto. Però perché dobbiamo arrivare a una realtà, a vivere una realtà del genere per capire quanto siamo fortunati in realtà e quanto privilegiati siamo e quanto dovremmo essere grati? Allora, senza bisogno di vivere una realtà del genere, per quello dico siamo esseri senzienti, incominciamo ad accorgerci delle cose che ci circondano. Perché ne abbiamo tante, guardate, siamo veramente privilegiati, anche quando crediamo di non avere niente. Ma noi che siamo qui, se non dicessimo grazie, ogni singolo secondo di vita saremmo veramente degli stolti. Noi che siamo qui in questo momento. Altri gente non posso però permettermi di giudicarli, perché bisogna vivere 5 anni nei moccassini con le persone per capire certe cose.
No, no, ma non giudicarli, attenzione, io la mia domanda che mi ponevo fin da ragazzina era perché abbiamo bisogno di avere una batosta per... Questo è interessante. Per scoprire che in realtà la felicità ce l'abbiamo portata di mano, è una scelta. Ma è così talmente variegata la psiche umana che ci sono anche questi aspetti da tenere in considerazione. C'è chi ha bisogno di questo, c'è chi non ne ha bisogno. Non si può generalizzare mai. E la nostra, noi siamo veramente fortunati, ma sto scherzando, è ovvio, no? Nonostante, io poi sono tra quelli più fortunati di tutti, perché non neanche perso una lì, ho perso pochissimo, 10%, insignificante in confronto a chi ha perso qualche cosa. Il lavoro, lavoro da casa, mi muovo lo stesso, cioè, voglio dire, però c'è certa gente che, ma non in questo periodo, io adesso negli ospedali purtroppo ho avuto una conoscenza, magari anche voi, qualche cosa di persone che comunque hanno altre patologie, di cui non se ne parla neanche, perché sono spariti i tumori, non c'è più nessun ammalato di influenza. L'influenza è stata debellata dal globo, non c'è. In realtà c'è gente che sta morendo anche di altre cose. No, quella gente lì è difficile, prendi queste persone, è difficile fare un discorso di questo genere, no? Eppure c'è chi riesce, eh? Per esempio, l'esempio che hai parlato tu di quel ragazzo è un buon esempio. C'è gente che anche magari gli danno 6 mesi di vita e comunque vive 6 mesi di vita bene, però sono pochi, eh? Sono veramente pochi. Allora non è che dobbiamo pensare anche come facciamo ad aiutare gli altri. Io questa meditazione l'ho rifiutata completamente. Io questa meditazione l'ho rifiutata perché non voglio cercarmi cose che vivo tutti i giorni, perché io queste cose qua le vado a cercare, le vivo e ho fatto anche delle cose per cui non me la sono sentita oggi di rivangare, di cercarmi ancora situazioni dove ho vissuto questo tipo di esperienze davvero. Quindi bisogna assolutamente pensare a queste persone, che non è facile dire adesso, per noi è facile dirlo, è facilissimo metterlo in atto. Per altri tipi di persone è un po' più difficile. Come facciamo ad aiutare quelle persone? C'è un modo. Io sento tutto. Perché noi non dobbiamo perdere noi neanche un attimo del vedere sempre il pensiero positivo, il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo sempre vederlo, ma non per noi. Proprio per contribuire ad aiutare questo tipo di energia che si diffonda anche negli altri. Perché quando tu vedi una persona che è conciata in quel modo lì, se ti fai prendere empaticamente e anche tu ti abbatti, poi siamo alla fine, sono due che sono depressi. No, empaticamente non vuol dire che, attenzione, cioè, appunto, no, brava, esatto, non bisogna che cadere in questo errore, no, capita. Se no non puoi aiutarlo. Scusate se vi interrompo, secondo me invece... Quando uno entra in empatia con un altro, vede la sofferenza dell'altro, cerca di alleviare la sofferenza dell'altro. Appunto, dovrebbe fare così. Dovrebbe fare così. Se invece ti abbatti anche tu, non riesci. Esattamente. Certo. Ma mica è facile, però, ragazzi. Sofferenza, poi. Nessuno dice che è facile, ma ne vale la pena. Sì, io te lo dico sempre, certo, gli altri, ovvio, però io lo dico a Guido, guarda, glielo dico un giorno sì, un giorno pure. Irene voleva dire qualcosa. Tu volevi dire qualcosa, Guido? No, prima io. Lei non mi sono accorta che Guido volesse no dire. Vai. Stavo chiedendo quanta sofferenza puoi alleviare prima che quella sofferenza che gli altri ti buttano addosso uccida tra virgolette. No, allora questo ti rispondo proprio da terapista. Non è così, perché si impara a, non come diceva Stefania, cioè come diceva Stefania, non a fartela scivolare addosso, ma a distaccarti dalla sofferenza altrui. Per cui sei empaticamente con quella persona, fai quello che devi fare, però a un certo punto ti stacchi, ed esistono delle tecniche. Una delle tecniche, per esempio, che gli shatsuka usano è proprio, sono due le tecniche. Una è il Qigong, perché ti aiuta ed è una forma di meditazione, movimento che ti aiuta a fluire, a staccarti da quello che hai appena vissuto. Ci sono anche degli esercizi brevissimi che tu fai magari tra un ricevente e l'altro. Un'altra
forma che si usa, che un terapista di solito usa per cercare di non farsi, come dici tu, no, distruggere dalla sofferenza altrui, è il kata, si chiama, ovvero sia la sequenza. Allora si usa in un trattamento una sequenza con dei movimenti codificati, perché in un certo senso è come se ti difendesse, ti schermasse. Però ci sono delle tecniche, anche perché tu devi stare veramente bene, altrimenti non aiuti nessuno. Cioè, se ogni persona che tu vedi con la sua sofferenza ti comunica questa sofferenza, Irene, dopo un anno che fai questo sei morta. Cioè, devi per forza dopo un po', no, trovare il modo... Devi avere il modo di sfogare un po', esatto, questi sentimenti. Sì. Sì. È quello che immagino capiti ad ogni medico... Sì. Che poi entri dentro ma non li fai tuoi, cioè, capisci infatti, l'altro ma non lo fai in tuo infatti, allora tanti medici per esempio fanno Qigong, sono tantissimi medici, ma è sempre terapia, no? Quindi alla fine è lo stesso discorso. No, io mi chiedevo quanta componente logica ci sia nei ragionamenti che stiamo facendo e quanta istintiva. C'è la storia di vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto che mi viene fuori ormai dal... non è una decisione, o non solo una decisione, è qualcosa che hai dentro tu e te la senti in un certo modo. No. Ah, che no. Assolutamente no, e ti spiego anche perché. Io potrei anche, allora, io in realtà non sono mai stato un ottimista, apparentemente io ero pessimista e Carlo era ottimista, apparentemente nel profondo io magari ero un po' più ottimista, ma non ottimista come si intende solitamente, ottimista come stiamo dicendo qua, non tanto del vedere il bicchiere mezzo pieno, ma come ti ho detto una volta, io sono tendenzialmente un edonista, non ho niente ma quel niente lì me lo godo, e quindi c'era questa componente in me. Lui invece nel suo profondo non era depresso, era di più che depresso, te lo garantisco. Noi abbiamo fatto anni al servizio psichiatrico e non mi vergogno a dirlo. Lui ha preso medicine per anni, sono 3 anni che non prende più nulla. No, noi abbiamo scelto di essere... a dispetto del mondo, Guido, a dispetto di tutte le tramvate che abbiamo preso, che ne abbiamo prese da collezione, abbiamo scelto di essere felici. C'è un detto di essere felici. Un detto che è una specie di mantra di Daniel Lumera, che dice che la pace interiore, che noi vediamo spesso come una meta, no? Perché noi diciamo, noi io vorrei arrivare ad avere la pace interiore. No, non è una meta, è una scelta. È una scelta perché nel momento in cui tu ti trovi di fronte a una persona che ti provoca, tu puoi adottare 2 cose, o rispondere alla provocazione, oppure rimanere distaccato. Nel momento in cui tu rimani distaccato, fai una scelta e raggiungi la pace interiore. La stessa cosa il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. È una tua scelta decidere da che parte stare. Senti questo. Non c'è alternativa. Anche in questo caso penso che un po' di ragione ci sia da tutte le parti. Sono un po' più propenso per la scelta, anch'io, perché è una scelta, bisogna convincersi di avere questo atteggiamento. E tu, Guido, potresti dirmi, ma io non ci sono nato con questo atteggiamento, non ce l'ho. Come faccio a convincermi di avere questo atteggiamento? Perché non lo sento mio insito dentro, e questo è il problema, no? Però io secondo me già la domanda, sei a metà dell'opera. Esatto. Se ti poni la domanda vuol dire che sei già sulla giusta strada per pensare al cambiamento che si diceva prima. Esatto. E questo secondo me è già un passo in avanti. Sì. Io ho fatto questa cosa qui tantissimi anni fa, perché se no non sarei qui in questo momento, lo assicuro. No, ma è giustissimo, guarda che è giustissimo quello che dice Arnaldo, perché nel momento in cui tu... già ti pone il problema, sei a metà perché già vedi che stai andando, vuoi andare verso la felicità, poi dopo la mente è quella che ti frena, è sempre la mente con tutte le sue sovrastrutture che ci frena, i condizionamenti, quelli che abbiamo avuto, no, da bambini,
nel momento in cui tu molli tutte queste cavolate, perché sono cavolate tutte queste, le cose, no, che ci hanno detto quando eravamo bambini, molli tutto, molli gli ormeggi, come si suol dire, è lì che veramente incominci a svegliarti al mattino, e quello che ti ho detto stamattina, arriverà quel giorno, Guido, tu sei già sulla buona strada, perché tu stai facendo un sacco di cose, quindi vedrai che ti sveglierai un mattino e dirai, toh, ma guarda un po'. Ci deve essere del vero in questo. Ma guarda un po' come... Mi è venuto in mente una cosa. Mia madre, quando parlava della fatica, la chiamava vita in dialetto. Da noi si dice ancora così. Ah, io ho fatto una vetta, vuol dire ho fatto una fatica. Allora venire su in mezzo a questo ambiente non è che aiuti in modo... Però ci deve essere qualcosa di vero. Poi è faticoso, cioè nel senso, perché nel momento in cui scegli poi... No, non faticoso, è difficile. Cioè, sì, più che altro devi dedicarti, no? È proprio perché è una scelta, è chiaro che la tua mente cerca di portarti verso un altro tipo di cose, verso la rabbia, l'insoddisfazione, no? Non è quello. Non riesco a farmi capire. Non è qualcosa sul piano pratico. È che un giorno ti svegli con la malinconia e un giorno no. E dopo invece vedrai che non ti svegli più con la malinconia. Vabbè, vedremo. Secondo me, io se lo dico una stupidaggine, ma non è che bisogna rinunciare alla malinconia. Bisogna trovare il bello anche dentro quella malinconia lì. Io lo trovo, infatti. E quello è il problema. È un po' troppo, lui la trova un po' troppo ancora. Cioè, tu la trovi, quindi te la a me te piace. La perché esatto. No, no, non me la procuro. Sadomasochismo, non so. Può darsi, non lo so. Ma non è che me la vado a cercare, però quando viene è gradevole. Mi sento a casa. È bello comunque provare malinconia. A me piace. Vedi, è un sentimento forte. Comincio a avere dei fan. Dei proseliti. Allora, tutti i sentimenti che si provano. Allora, ho fatto questa scelta di vivere pienamente tutti i sentimenti che provo. Dalla gioia, dal dolore, dalla malinconia, la tristezza, la bellezza. Cioè, è inutile che io cerchi di camuffarli. Quando ce li ho, ce li ho. La timidezza, ce l'ho, basta. E lì vivo. E sto molto meglio facendo così. Certo, anche perché non ti attacchi, Stefania. No. Che è quello che fa male dell'emozione, quando ti rimane addosso. No? Sì, cioè, quando rimurgini, specialmente il dolore e la sofferenza, se te la rigiri nel cervello, diventa tripla. Potevo fare così. Oppure la dietrologia... Esatto. No, molli, cioè, è successo, vabbè. Basta. Esatto, è successo. Così, è proprio così. È nell'animo umano avere rimpianti, rimorsi, sono parole che hanno inventato. Sì, ma devi proprio mollarli. Rimpianti no, però, attenzione, rimpianti però... ci hai... I rimpianti no, ci sono, però poi devi lasciarli andare. Esatto, bisogna assolutamente, meglio avere un rimorso, se l'ho sempre detto io, che un rimpianto, Assolutamente, però ci sono facci che esistono, quindi ce li portiamo dentro, ognuno di noi ha fatto degli errori che dice, cazzo, se potessi tornare indietro con la mente di adesso, cosa che è impossibile, perché se tornassi indietro li faresti esattamente le stesse cose al momento di allora, questo l'abbiamo detto un sacco di volte, no? È ovvio, facile dire, tornassi indietro non lo farei più, adesso, la mente che hai adesso è ovvio, però noi in quel momento delle scelte abbiamo sempre fatto quello che ci sembrava fosse meglio in quel momento, e questo è il problema grosso. Poi quando abbiamo fatto le scelte neanche sapevamo che stavamo facendo una scelta, quindi la fai e la rifaresti se ti trovassi alla stessa età, nello stesso posto, rifaresti esattamente, è proprio così, va bene, va bene. Quindi detto ciò, possiamo andare a dormire. Nanna. Domani, Raffaella, ci pensi domani a tutte queste cose? Sì, adesso ho un sonno boia.
spero di dormire, anzi. Ecco. Sì. Sì, è l'ospite. A posto. Va bene, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, a tutti, ragazzi. Bacioni. Ciao. Ciao Bianca, ciao. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao.